Ciao a tutti, siamo tornati all'History Inn per la seconda volta. La prima volta fu nel 2021, il mio primo viaggio in motocicletta. Qui stiamo finendo di caricare le moto. Adesso recuperiamo dell'acqua con cui riempire le borracce. Siamo a Velico Tornovo, andiamo a vedere il castello, il monastero della Trasfigurazione. E poi andremo in un posto che molti di voi conoscono, ve lo faremo vedere dopo. E poi raggiungere il confine turco e approdare a Edirne. Questa mattina, per la gioia di Puglia, ma anche mia, abbiamo fatto colazione dolce, croissant e caffè, devo dire buonissimi. Fatti cari, ma fatti con molta maestria dalla ragazza che veramente ci sapeva fare, ci è piaciuto un sacco. Affascinante della ragazza. Affascinante, perché è proprio l'arte del fare il caffè con un sorriso meraviglioso, bello. La temperatura è ancora forse accettabile, ma perché siamo ancora all'ombra, aumenterà a oltre 35 gradi. Lui sta già sudando. Stiamo dormendo qua a Velico Tornovo. Abbiamo dormito. Abbiamo dormito qua. Stai ancora dormendo tu? Sì. Adesso torniamo indietro un pezzo, andiamo a vedere questo, che è il monastero della Trasfigurazione. Questo. Dopodiché prenderemo la 5, scenderemo di qua. Fino a questo punto qua, dove c'è una biforcazione, prenderemo la vecchia strada, questa qua, perché questa in realtà è ancora in fase di costruzione, fino qua. Dopo, sempre qua al passo, prenderemo la strada che ci porta su. Tramite un bel po' di curve. A Buzuluta. Esatto. E dopo scenderemo verso Edirne. Andiamo. Fa veramente sorridere che ero spaventata da questa strada. Ok, ma questa uscita comunque è sempre un po' rognosa. No, Velico Tornovo è una tappa irrinunciabile in Bulgaria. Questa davanti a noi è l'antica fortezza. Bene, andiamo al monastero. Vecchie parti della città. Velico Tornovo, che vuol dire vecchia Tornovo. Mi fanno impazzire queste case diroccate. Sempre bella questa strada. Allora, stiamo salendo al monastero della Trasfigurazione. Molto meglio all'ombra. E comunque siamo dentro il monastero della Trasfigurazione. La Trasfigurazione è quell'evento biblico in cui Gesù sul monte Tabros, sì, il monte biblico di Tabros, praticamente assume le sembianze magnifiche nel corpo e nelle vesti. E si fa vedere i suoi discepoli, e una voce dall'alto, che dovrebbe essere voce di Dio, conferma che lui è veramente il figlio unigenito di Dio, e da fianco a lui compaiono Mosè ed Elia, cioè i profeti dell'Antico Testamento, a suggellare l'unione tra l'antico e il nuovo. E questa è un'iconografia molto importante per il mondo orientale,
E questo è un bellissimo esempio di pittura bulgara ma di impronta bizantina che si è sviluppata nel XII, XIII, XIV secolo. Chilometri. Non è lunga fino al posto santo, al prossimo monastero. Beh, monastero di una religione di stato, laica. Siamo? Stavo dicendo a Puglia che stiamo andando in un altro monastero. Monastero di un altro tipo? Qua c'è l'uscita per andare al monastero di Drianovo, un bel monastero ma troppo turistico per i miei gusti. Per cui abbiamo deciso di non andare con Giuliano perché c'è un parcheggio infinito, una marea di turisti e pellegrini e non è così, anche se è molto bello, non è così spettacolare rispetto al monastero che abbiamo appena visto. Cambiamo la moto. Dopo che ho rischiato la vita. Puglia. Esatto. Allora, io avevo provato l'Himalaya prima di guidare il Teneré e mi sembrava molto divertente. Vediamo adesso. Vediamo com'è. Allora, innanzitutto devo tirarla su. Ah, ma lui ce l'ha saltissima adesso. Io tocco. Riesco neanche a tirarla su. Ok. Sì, tocco come la mia. On. Ah, ma si accende come la vecchia Teneré. Sì. Ma stacca dopo 3 ore. C'è un'erogazione tutta sua. Ah, dov'è la moto? Voglio la mia moto grande, il Tenerella, la Tenerella. Dai. No, ragazzi, non va avanti. Vibra tutto. Cos'è sto rumore? Questo rumore di ferraglia. Sicuramente mi fa bene cambiare perché sono troppo abituata alla Tenerella. Ma la mia stacca molto prima, la mia frizione. Dai cavallini, sprigionatevi! 24 cavallini! Dove siete? Ah. Ma allora, io piego molto di più con la Tenerella, non capisco. Sembra che questa rimanga dritta. Ci devo prendere la mano, dai. La sella è più dura della mia, volevo dire. Sul dritto, prova anche ad alzarti in piedi. La sella della Francesca è durissima. Io non riuscirei a fare un metro, cioè lei è veramente bravissima a riuscire a fare
a fare tutto questo con sta sella qua. È molto più larga, ma è estremamente più scomoda. Ok. E rispetto a stamattina, che abbiamo preso 3 caffè, 2 brioche, un pezzettino di torta così, mi ho speso esattamente lo stesso, perché ovviamente le città sono delle trappole turistiche, ed è costata 22 euro la colazione, e questo pranzo è costato 23,50 euro. Guarda quanta roba. Quello lassù è il monumento della guerra di liberazione dei bulgari contro l'impero ottomano alla fine dell'Ottocento. E adesso prendiamo quella strada là dietro il camion militare per andare su al santuario. Stiamo salendo su Abu Zluda. La strada non è cambiata per niente. Era una strada piena di buche, tutta disastrata 2 anni fa, e lo è ancora. Oh, che bello tornare a guidare la mia tenerella. Non è solo questione che ormai è una moto che mi è familiare, che conosco. È oggettivamente una moto superiore. Totale. Vabbè, poi senza specchietti è bellissima. Ah, qua mi sa che avevo perso il bauletto 2 anni fa, ma perché non l'avevo agganciato bene e mi sono accorta a un certo punto che era dietro di me penzolante. Ciao Abu Zluda. Ricostruendo la copertura. Che posto incredibile. Ha sempre il suo fascino. Sempre. Ben ritrovato, Abu Zluda. Nel 2021 scrivevo qui a Abu Zluda: mentre mi sento piccola ai piedi di questa architettura brutale e decaduta, penso a quanto tutto sia temporaneo. Non importa quanto sia grandioso e con forti basi in cemento, ogni ideale, potere, epoca è destinato, prima o poi, a trasformarsi in altro. Mi segna 42 gradi, è come viaggiare con un phon gigante puntato nella tua direzione. Prima in bagno siamo fermati in autogrill per fare benzina, abbiamo fatto pochi litri perché oltre il confine in Turchia costa meno, quindi faremo il pieno là, per cui sono le 5:10, mi segna ancora 42 gradi. Quanto vorrei quell'anguria, mannaggia. Adesso riprendono i sorpassi selvaggi. Per cui è tosta. Prima dicevo, è nato green nel bagno, sono andata in bagno e sono bagnata un po' la maglia, la faccia, ma avrei dovuto farlo con più convinzione. Avrei dovuto proprio prendere la maglietta, metterla sotto l'acqua nel lavandino e rimettermela addosso. E allora sì, che per forse mezz'oretta avrei avuto effetto condizionatore. Allora, stiamo per entrare in autostrada per fare gli ultimi 40 km prima del confine, perché tanto il confine è comunque sull'autostrada, perché hanno chiuso quello sulla statale.
e adesso si vola. Hai visto la bandiera turca? È fatta, Pugliano! E siamo di nuovo in Turchia, credo almeno per la ventesima volta sarà diventata. Questo confine per me sarà sempre più emozionante, sempre, 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 anche se ormai l'ho passato via terra 4 volte. Caspita, che coda. Se passiamo tutti. Custom, ombra. Al confine turco fatto. Adesso vedo. Siamo quasi in Turchia. Prima di tanti. Abbiamo lo step turco. Per la prima volta in Turchia via terra. Che emozione. Era bianco, eh? Che emozione, il primo timbro sul passaporto, che meraviglia, quante emozioni. Hello, thank you. Italia, sì. Porti era custom, adesso aspettiamo Giuliano che sta facendo l'assicurazione. Io quest'anno per fortuna la mia assicurazione copre anche la carta verde alla Turchia al suo interno e vai, anche quella di Amedeo. Poi manca l'ultimo passaggio per appunto controllo e verifica dell'assicurazione fatta per la Turchia. L'anno scorso era 18 euro, sono curiosa quest'anno quanto è sempre bello vedere i primi minareti della Turchia, sempre molto emozionata. Non vedo l'ora. Andiamo verso Edirne. Fine. Così... Ha parlato delle friselle di Bari, dai. Ha parlato delle friselle di Bari, ha trovato una che è stata a Bari e quindi l'ha fatto passare con meno perquisizioni del caso, ma comunque tante. L'inglese è uscito subito, guarda.
situazioni di difficoltà esce sempre. Andiamo di là, dai. Hello! Ladies? Ok? Hello! Francesca Covanzo? Sì? Yes! Thank you! Siamo in Turchia! Hello! Hey, all together! I pay! Patron? Patron boss, I pay for all! Non si carica per me? Ok. Quanto costa? Adesso scopriamo. Bevuto come dei maledetti perché morivamo di sete, fatto benzina a prezzi imbarazzanti rispetto all'Europa, ma secondo me meno di un euro da quello che ho capito, eh. E con il sole che tramonta alle nostre spalle andiamo verso Edirne. Cercando l'hotel di Edirne. Attento al canale di scolo. Questo. Era in centro e costava poco. Hello! So I lived for tonight, one room. Ah, ok. Sì, ma stacca le borse qua. Ecco, si vedono le mura di Costantinopoli. È la prima volta che arrivo a Istanbul da Edirne.